Maria Elena, qui davanti all'ASL hai tirato fuori un po' tutto quello che stai vivendo in questi anni. Chiedete questi diritti, questa mattina tante persone si sono unite a voi, soprattutto come dicevi tu, tante mamme si sono unite a questa battaglia che poi è per i diritti di tutti quanti. Sì, tante mamme si sono unite, mamme che non mi aspettavo prendessero la parola e ne sono contentissima. Spero che questo serva per cambiare le cose. E adesso, insomma, c'erano anche responsabili della cosa pubblica, no? Quindi c'erano il sindaco, l'assessore, i consiglieri che hanno promesso un appoggio maggiore. Questo è un punto di partenza. Sì, è una grande partenza, non è un arrivo, la manifestazione non è mai un arrivo, ma è una partenza. E quindi sono davvero contenta, soddisfatta e spero davvero che non ci lasciano, non ci abbandonino sul più bello, che questa storia non deve finire il 2 aprile. Il 2 aprile deve diventare una giornata quotidiana, tutti i giorni. E adesso, insomma, quali sono i prossimi passi? Anche l'associazione è pronta a darvi una mano, ci sono delle leggi da applicare, ce lo spiegava anche il presidente Verzulli, no? Ci sono alcune cose che basterebbe farle per poi stare un po' meglio tutti. Sì, basterebbe applicare la legge, semplicemente quello che già abbiamo e metterlo in atto. E da adesso in poi sicuramente a Vasto ci siamo unite, grazie a tutto ciò ci siamo unite in tante mamme che hanno intenzione di dare sempre di più per l'autismo. Ecco, ci piacerebbe non occuparci delle leggi che mancano, ma occuparci dei nostri bambini e di fare qualcosa di migliore per loro. Sta nascendo un comitato locale di autismo Abruzzo Onlus. Anche la sua è una storia, insomma, di tanti viaggi per poter garantire le cure a suo figlio, insomma, un avanti e indietro che sicuramente non aiuta lo stato di salute insomma, di un bambino che avrebbe solo bisogno di essere aiutato per star meglio. Purtroppo sì, noi sono 4 anni che stiamo dentro a questo tunnel dell'autismo, non è stato tanto la diagnosi a sconvolgerci, ma tutte le pratiche burocratiche che abbiamo dovuto seguire e soprattutto la non informazione data. Quindi appena avuto la diagnosi ho fatto 4 mesi, Vasto Napoli, perché era d'estate, era luglio, quindi non c'era proprio il nulla, tutti in vacanza e quindi noi abbiamo fatto 4 mesi a Napoli a spese nostre, da lunedì al venerdì, viaggiando 2 ore e mezza andata, 2 ore e mezza al ritorno, più 2 ore di terapia all'anno, bambino stressatissimo. Siamo stati accolti dalla Fondazione Paolo VI, un centro specializzato proprio da oltre 20 anni nell'autismo, dove fantasticamente viene seguito mio figlio in modo favoloso, ma purtroppo è fuori, siamo a Pescara. Quindi i primi 2 anni ho fatto 5 volte a settimana questo viaggio sempre a spese mie. Adesso sono 2 anni che lo facciamo 4 volte. La cosa peggiore è che purtroppo, non avendo avuto l'informazione giusta, non avendo avuto le strutture giuste che potevano seguire mio figlio in loco, adesso ormai sono incastrata. Quindi io ormai fino all'adolescenza di mio figlio, quindi per altri ben 6 anni, questo è l'iter che dovrà fare questa mamma. E questo non è giusto, perché i diritti noi ce li abbiamo e i diritti vanno rispettati, soprattutto per i bambini. Beh, sono diritti dei bambini, ma anche diritti poi delle famiglie, perché una famiglia che deve sobbarcarsi questi viaggi, praticamente qualcuno deve rinunciare a quello che può essere un'attività lavorativa o anche altro, quindi insomma si trascina poi dietro di sé tante altre problematiche che insorgono. Assolutamente sì, noi siamo 4 in famiglia, 2 figli, io e il mio compagno, di cui abbiamo lui soltanto che lavora come un semplice operaio, quindi le difficoltà sono tante. Non, io come vita ormai ho la vita di mio figlio, non ho più la mia vita, non ho tempo per nulla, cioè non ho più, le mie amiche non hanno più la loro amica. Non abbiamo più nulla, abbiamo soltanto questi bimbi da seguire in questa maniera stressante e stancante, perché purtroppo l'unica cosa che conta sono i loro progressi, quindi quella è l'unica soddisfazione che ti fa andare avanti, perché per il resto siamo abbandonati a noi stessi. Questa unione tra mamme, tra famiglie, che insomma può diventare un punto di forza per cercare di fare massa per ottenere questi diritti qui nel luogo dove vivete. Assolutamente sì, oggi è la giornata della consapevolezza dell'autismo, il 2 aprile, ma noi, io e Maria Elena, che siamo quelle che stiamo un attimo seguendo questa battaglia, cercheremo di coinvolgere il Comune di Vasto a far sì che anche più volte l'anno venga riconosciuta questa patologia, ci sia la consapevolezza di questa patologia che ormai sta colpendo a destra e a sinistra senza sconti per nessuno. Quindi noi cercheremo assolutamente di sensibilizzare, di dare informazioni a tutte queste mamme che si sentono abbandonate come ci siamo sentiti io e la mia amica. Davide D'Alessandro ha portato questa questione anche in consiglio comunale, facendo un invito a tutti i consiglieri a, insomma, interessarsi di questa causa. Perché riteniamo che questa sia una grande battaglia di civiltà. Ho detto che la ritengo persino superiore
a quella per la difesa del Tribunale, che pure è importante, ma il fenomeno dell'autismo tocca necessariamente, deve toccare ogni cuore dell'essere umano. Tutte le mamme, tutti i papà impegnati nella battaglia dell'autismo sanno molto bene che al disagio della malattia non possono assolutamente sommare la mortificazione di una burocrazia che tante volte finisce per appesantire il problema e non consente la soluzione dei problemi. Ecco perché c'è stato l'invito ad appoggiare questa mamma come tutte le altre mamme, perché il loro grido di dolore è un grido che deve essere raccolto. Le istituzioni non possono far finta di girarsi dall'altra parte, molte volte si rimpallano le responsabilità, il comune scarica sulla ASL, la ASL scarica sulla regione, bisogna tirar fuori i soldi per far sì che queste mamme possano garantire le cure ai loro figli, non andando a pescare 4 volte alla settimana, ma facendole a vasto nel nostro territorio, perché se è vero che questa città è in decadenza, cioè sta perdendo tutti i presidi più importanti, su questa battaglia qui non si può transigere. Chi ha già avuto il disagio della malattia non può assolutamente sopportare la mortificazione di una burocrazia assurda. Assessore Marchesani, avete già ascoltato la voce di mamma Maria Elena, perché c'era questo problema dei rimborsi che finalmente ora sono stati concessi, quindi almeno un piccolo sollievo in quella che è comunque una situazione molto complicata per questi bambini che devono fare sotto e sopra per le terapie, insomma è una cosa un po' inaccettabile. Ma sicuramente quando è arrivata appunto la Elena, perché anche con un'altra amica qui in comune, noi abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile fare da parte ovviamente del comune, e abbiamo capito, cioè già essendo assessore al sociale, queste problematiche già, però poi viverle proprio da vicino, questa signora che ha problemi con questo bimbo che deve andare 4 volte alla settimana a Pescara, quindi con tutti i disagi che lei ha, e praticamente come comune noi l'abbiamo aiutata. Oggi c'è questa manifestazione perché è incredibile, purtroppo è così, ogni 15 giorni loro devono andare alla ASL per il rinnovo dell'UM, cioè e sono procedure che complicano fortemente la vita delle persone che hanno appunto questi disagi. Noi siamo qui, partecipiamo a questa manifestazione e speriamo che la regione cambi qualcosa nell'iter, perché è l'iter che non si capisce. Poi la signora dice: ma perché io devo andare a Pescara e non c'è un qualcosa a vasto? Vedremo di avere qualche risposta e noi ce la mettiamo tutta. E comunque noi siamo vicini alle persone che hanno questi problemi e che sono non semplici da sopportare quotidianamente, speriamo di risolvere. Alessandro De Lisa, una battaglia di civiltà che va condivisa da tutti quanti i responsabili, insomma, della cosa pubblica come voi consiglieri comunali. Ma certo, le istituzioni devono essere vicine ai cittadini, soprattutto a chi ha delle difficoltà. È grave che praticamente i cittadini devono manifestare, fare delle organizzazioni per avere dei propri diritti, quindi ritengo che tutti gli amministratori, a prescindere dal ruolo che ricoprono, debbano essere vicini agli interessi dei cittadini e soprattutto di chi ha più bisogno, chi soffre. Questo è un insuccesso delle istituzioni, è un insuccesso dei servizi, quindi la ASL non può essere distante dalle esigenze dei cittadini, il comune deve essere parte attiva. Il fatto che oggi siamo qui tutti a sostenere questa manifestazione è un insuccesso delle istituzioni, e quindi speriamo con l'aiuto di tutti di cercare di evitare che questi insuccessi si verifichino per altre situazioni. Francesco Prospero, questa mattina una manifestazione importante da sostenere, lo avete fatto in consiglio, lo fate anche in questa occasione per i diritti dei bambini autistici. Certamente, bisogna comunque stare vicino a queste famiglie, soprattutto perché vengano riconosciuti i loro diritti, senza strumentalizzazioni politiche, quindi senza critiche alla passata giunta regionale e senza critiche all'attuale giunta regionale che è appena entrata. Chiaramente ci sono delle leggi che riconoscono loro dei diritti e vanno assolutamente applicate e attuate anche sul nostro territorio.
Sindaco Menna, anche lei a questa manifestazione, ci sono i diritti di questi bambini che per alcune faccende burocratiche, organizzative non vengono riconosciuti, devono andare a fare le cure a Pescara, avete risolto la questione delle spese di viaggio, però le mamme chiedono che queste cure possano essere fatte qui a Vasto e sarebbe sicuramente più giusto. Sicuramente sì, è giusto che le cure vengano fatte a Vasto, è giusto che la Regione, la ASL si attivino per quanto di loro competenza, per quanto possano, a stare vicino a queste famiglie e a questi ragazzi che hanno speciali, che hanno bisogno di cure speciali e di carezze speciali. Ci siamo attivati con un fondo che viene finanziato dal Ministero al Comune per garantire quel minimo di sostegno per quanto riguarda i costi di viaggio. Però indubbiamente va sollecitata la Regione, va sollecitato l'azienda sanitaria locale affinché ci sia massima attenzione. Grandi risultati si sono raggiunti fino ad oggi con i livelli essenziali di assistenza, con la diagnosi precoce, si capiscono anche le problematiche che purtroppo attanagliano la Regione, la ASL, però ecco, la vicinanza a questi casi così delicati è importantissima.